Un saluto a tutti gli ascoltatori e gli spettatori di Radio Villa Centrale, web, radio e TV. Oggi nuovamente mi accade ultimamente con piacere di incontrare degli scrittori e delle scrittrici ed ho qui con me in collegamento Camillo Carrea. Buongiorno Camillo. Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori o telespettatori di Radio Villa Centrale, radio che saluto con grande affetto perché fa parte della mia vita, ecco, cose che non si dimenticano facilmente. Sì, ecco, bisogna dire che Camillo è uno scrittore abruzzese e quindi in particolare legato anche alla terra, anche mia di origine, insomma, che è Villa Santa Maria in Abruzzo. Allora, Camillo, tu hai scritto questo bel romanzo che ha un titolo, già subito il titolo, L'ultima luna, che mi ha molto affascinato per diversi aspetti. Però volevo un attimo che tu introducessi, insomma, un po' qual è stata la genesi, il periodo, che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro, che ha anche una bellissima copertina con questa visione notturna, con questa luna che incombe, che illumina un piccolo paese, perché poi questo piccolo paese e tutta una serie di personaggi sono i protagonisti di questo tuo libro. Beh, diciamo che innanzitutto l'amore per il paese o borgo, come lo chiamiamo oggi, no? Il paese è un microcosmo diciamo, del mondo dove si possono trovare tanti personaggi e tante storie, no? Io ho avuto la fortuna di avere dei nonni e delle nonne che sapevano raccontare le storie, che mi raccontavano storie, diciamo, assurde, se vogliamo dire, no? Che possono sembrare all'occhio di oggi a coloro che magari sono legati alla realtà, come dire, alla vita di tutti i giorni, abbastanza strane, ma non è così, perché poi succede che, come dire, nel corso della vita si incontrano storie o personaggi che molte volte si discostano, come dire, da ciò che noi siamo abituati a vivere. Ecco, L'ultima luna racconta delle storie strane collegate appunto alla grande storia, piccole storie che si intrecciano con la grande storia, come tu forse, anzi sicuramente hai potuto notare, no? Certo. Che hanno un che anche di soprannaturale, no? Il soprannaturale era molto contenuto nelle storie dei nonni, no? Che credevano molto nell'aldilà, credevano in queste manifestazioni, in questi fenomeni soprannaturali, no? E io ne rimanevo affascinato, perché poi, sai, la memoria conserva molto spesso ricordi che non vanno via, per cui si decide sempre un giorno, affascinato dalle storie, diciamo, che vengono raccontate, di poterle raccontare. A sua volta, a mia volta, ho avuto così l'idea di questo libro in cui, ecco, come dire, cercavo di riunire tutti i personaggi, diciamo, di quel immaginario. Tra l'altro, diciamo, buona parte di questo romanzo è anche reale. Volendo fare una percentuale, un buon 30-40% di questi fatti sono avvenuti davvero. Qualche personaggio esiste davvero. Per cui, insomma, non ho fatto altro, come si dice dalle nostre parti, cioè di abbellire, ecco, perché poi il compito dello scrittore credo sia anche aggiungere tanta fantasia alla realtà. Sì, ecco, questo Sì. riferimento che hai dato nel rapporto tra la realtà e la non realtà, chiamiamola magia, chiamiamola soprannaturale, in alcuni casi viene identificata così, mi porta a fare la prima riflessione. E quello che mi ha colpito moltissimo in questo libro è anche quello dei nomi suggestivi ed evocativi. Il libro mi ha molto ricordato una letteratura sudamericana, quella cosiddetta del realismo magico di García Márquez, no? In cui
la saga della famiglia di Aureliano Bendia, ma anche tu, questo libro, sia i nomi di alcune persone, ma anche il nome dei luoghi, delle ambientazioni, sono molto suggestive perché i luoghi, gli ambienti e anche il momento della giornata, no? Dentro al paese, quindi l'imbrunire, la notte, una particolare condizione anche mentale in cui stanno i personaggi, mi ha molto colpito questa divisione all'interno di questo paese, tra il paese e l'altro che è la parte più oscura, temuta, così che mi pare si chiami l'Ogliostro, no? Poi a un certo punto nel libro viene fuori anche Cagliostro, per cui credo che questo Gliostro in qualche modo abbia a che fare anche così, da un punto di vista di assonanza con Cagliostro. Oppure un altro luogo si chiama la Fossa dei Corvi. E quindi tutto questo aspetto legato alla descrizione dell'ambiente ben si collega alla vita dei personaggi e questo, ecco l'altro aspetto, quando tu parlavi tra le storie e la storia, anche i luoghi, ci sono alcuni luoghi così inventati di fantasia, ma ci sono anche alcuni luoghi veri, perché tu parli del Turcano, per esempio, del torrente, che Ecco, sapevo che saresti arrivata lì al Turcano, è un al luogo Turcano che è vero, no? qualcosa. È vero che si trova Villa Santa Maria, insomma, per cui chiaramente sono, come ti avevo così preannunciato, sono molto affezionato ai nostri luoghi, no? Anche i nomi che molte volte, come nel caso del Turcano, si prestano a, diciamo, a racconti romanzeschi, no? Ma anche il Guado dei Corvi esiste a Colle di Mezzo, io l'ho chiamato Fossa dei Corvi, ma in realtà è il Guado dei Corvi, però diciamo fossa mi aveva più affascinato. Che non il Guado, no? Ma Certo. anche il quartiere, il quarto della Pazzia esiste, noi lo chiamiamo ancora così, è la parte più vecchia del paese, la Il parte, quarto della diciamo, è il quarto della il quarto della Pazzia, sì. Al quarto della Bazia, sì. Questo è un Della altro Pazzia, nome. quindi. Sì, un altro nome che si trova poi nell'Ogliostro, no? Il quartiere che prende il nome da Cagliostro, personaggio storico, insomma, che ho voluto inserire nel romanzo perché avevo letto così tempo fa un saggio su Cagliostro e su ciò che lui era, che rappresentava quel tempo, per cui ho cercato di incastrarlo proprio letteralmente nel romanzo, nei personaggi di cui ti ripeto qualcuno è reale, come ad esempio Toni Pincero è reale, ma anche Virgilio, tu alludevi ai nomi, no? I nomi, Virgilio è mio zio, diciamo, ecco, che guarda caso, insomma, purtroppo è andato via tempo fa ed è sepolto proprio, riposa a Villa Santa Maria, essendo, diciamo, avendo preso moglie proprio a Villa Santa Maria, quindi c'entra molto il paese di Villa Santa Maria, insomma, ecco perché poi Sì. mi ha fatto piacere che tu mi abbia così, abbia pensato di intervistarmi per Radio Villa. Sì, no, ecco, io a prescindere il discorso di Radio Villa Centrale, ma proprio di per sé il libro ha delle grandi qualità. E torniamo al tema dell'intersecarsi delle storie e della storia. In effetti, in mezzo a questi racconti, intravediamo cosa accadeva in quel periodo. Ci sono alcune pennellate che nascono, per esempio, nella tua descrizione dei due nonni, questo nonno Bonifacio e nonno Celestino, che sono nemici tra di loro, non si possono sopportare. Come lo erano i due papi, il Papa Esatto, Bonifacio. beh, poi c'è anche a un certo punto Papa Paolo VI, Carafa, cioè ci sono dentro anche alcune storie legate appunto alla storia. Però c'è questo nonno Bonifacio, antimilitarista, e quindi ci sono lui e il suo amico che si ritrovano nel bar, no? In questo bar in cui c'è questo murale con la luna e la figura di donna a cui andremo fra poco. E quindi c'è il pezzo dell'antimilitarismo che viene fuori nel racconto della guerra.
e di come appunto la guerra sia una tragedia. E quindi lì è nel ricordo. L'altro aspetto è questo continuo dialogo all'interno, questo continuo racconto tra il racconto di ciò che era, quindi dei passaggi della tempistica, dei cambi di scena, si direbbe nel cinema, di inquadratura, che però non frammentano ma rinforzano il filo narrativo, no, del tuo racconto. E quindi questa cosa, un'altra immagine che mi ha colpito è quando un personaggio, Gennaro, va a lavorare in fabbrica e si ritrova in questa catena di montaggio con questo mostro che sputa bare di metallo, mi pare che lui le definisca, tu li definisca bare di metallo, e assolutamente non in questo svedese che arriva nel paese. Che però è uno svedese un po' anomalo perché è scuro, capelli scuri, eccetera. E quindi dice: ma quella non è vita. Ecco, questi due aspetti, quello della guerra e quello dell'alienazione di un certo tipo di lavoro, li hai inseriti, no? Nel libro. Vabbè, queste sono esperienze anche di vita. Io faccio il metalmeccanico, però lavoro in fabbrica e so che certamente un tipo di lavoro, specie la catena di montaggio, è un lavoro alienante, non lo scopro io. Insomma, certo Karl Marx l'aveva già definito 100 anni fa, per cui ecco, ho dovuto constatare questa alienazione da parte di coloro che fanno un tipo di lavoro che... Non è artigianato, non è arte, poco fa ne parlavamo, no? Chi è che può permettersi di dire che fa un lavoro, no? Colui che non fa fatica, ecco qua, la fatica e il lavoro sono due cose diverse, no? Credo che il lavoratore di fabbrica faccia fatica, se no, che possa essere assuefatto a quel tipo di lavoro fa sempre fatica, mentre colui che invece lavora, che cesella, è l'artigiano, l'artista. Quindi ho voluto, anche, direi molte volte spontaneo, no? Inserire questi due argomenti, questa, come hai detto tu, dell'alienazione, ma anche, diciamo, della impossibilità da parte di certi popoli, certe culture di poter così assuefarsi a un certo tipo di lavoro. Gennaro era uno zingaro, diciamo, era uno di, era ecco, quella etnia stabilitasi in Svezia tanto tempo fa, che ancora oggi esiste, no? Posso fare un esempio calcistico come Ibrahimovic, no? Che tutto sembra, Certo, forché uno svedese di carattere, i in quel caratteri caso. somatici poco hanno a che vedere con appunto il luogo così attuale di provenienza. Un altro aspetto riguarda questi giovani che osano e soprattutto le ragazze che osano entrare nel bar. Ma qui Augusta, sì, diciamo anche qui ha avuto un'ispirazione dalla realtà, perché diciamo che nei paesi, salvo qualche eccezione, nei nostri paesi 50 o 60 anni fa, insomma, era molto difficile per i giovani potersi esprimere, no? Diciamo, come dire, quasi così vessati da una mentalità retriva, diciamocelo chiaramente, no? Maschilista e antifemminista. Cioè, oggi facciamo tante battaglie, ma nonostante tutto rimane ancora quel velo di maschilismo o di pregiudizio verso la donna, no? Figuriamoci 50 o 60 anni fa nei nostri paesi, per le ragazze che volevano esprimere, anche che volevano frequentare la scuola superiore, no? Era già abbastanza difficile, diciamocelo chiaramente questo, no? E Io mi quindi sì, ricordo. in effetti viene fuori il tema del conflitto generazionale e quello della condizione della donna, anche se poi alcune donne hanno, ma a questo poi arriviamo, e però questo aspetto anche mi ha colpito e credo che lì ci sia anche di nuovo una roba di verità, questa storia di questo cantautore famoso che arriva al paese, poi chiede troppi soldi, insomma, viene un mito che viene distrutto da un comportamento. Beh, anche questo è accaduto davvero. Avevo detto che volendo fare una percentuale, un po' 40-50% della storia è vera. Anche lì è venuto, è avvenuto, anche qua,
perché poi il cantautore era famoso allora, no? Puoi immaginare dal nome chi è, insomma, e Certo. se ma veramente si è comportato così, no? E quindi diciamo, ecco, puoi immaginare la delusione di questi giovani nei confronti di questo cantautore che si è rivelato, diciamo, il contrario di ciò che loro immaginavano, no? E quindi, diciamo, è stata, come dire, uno svegliarsi, no? Diciamo, da quei sogni, cosa che a quell'età non fa mai bene, insomma, ecco. Quindi, diciamo, siccome poi è avvenuto che nei giorni che sono seguiti al concerto, alla festa d'istituto, come si chiamava allora, queste feste che si organizzavano a livello, diciamo, di scuola superiore, si parlava ancora di questo episodio, no? A distanza anche di anni, poi si raccontava e si è raccontato, no? Per cui ne sono rimasto affascinato e anche questo ho creduto bene di inserirlo nel romanzo, Sì. insomma. Sì, è bellissima questa scena in cui viene dato a fuoco tutto ciò che riguardava quel personaggio. Viene fatto un falò purificatore, è un po' come questa cosa del falò mi viene in mente rispetto anche alla rilevanza che ha il tema delle tradizioni, cioè la cosa del Sant'Antonio Abate, no? Della funzione dei falò, hanno tutt'altra funzione in altro caso, però il tema del bene e del male, della battaglia tra il bene e il male, e anche attraverso questo aspetto dell'importanza della tradizione, mi sembra sia, come dire, molto evidente uno dei tratti del tuo romanzo. E diciamo che è una continua lotta tra la tradizione che vuole rimanere lì, diciamo fare da guardiana, no? E invece c'è questo anelito dei giovani, ma anche del quartiere che invece diciamo, viene così sottoposto a un'azione di pregiudizio da parte della parte cosiddetta bene del paese, no? L'altra parte invece è una parte più ribelle, meno tradizionale, diciamo da generazioni sempre indisposta verso l'altra parte, no? Che è quella, proprio quella che è egemone nel paese, no? E c'è questo conflitto che, come deriva dal pregiudizio reciproco, diciamo così, no? Rende impossibile l'unione dei due paesi, tranne quella volta del matrimonio dei protagonisti, di due dei protagonisti, in cui il paese, ecco, diciamo, va in tregua, diciamo così, no? Sì. Per qualche giorno. Altrimenti c'è una conflittualità appunto quasi insanabile. E adesso vorrei andare a parlare intanto che cos'è l'ultima luna, il rapporto tra la luna e queste figure femminili magiche di nuovo, le donne che sembrano avere, tramandare una saggezza millenaria. E quasi appunto nascosta, segreta, e ecco quindi che cos'è l'ultima luna e che funzione hanno queste donne? Anche la simbologia, a un certo punto, anche, anzi all'inizio, c'è questa casa, c'è questa quercia, e c'è un serpente dipinto sul muro. Ecco, se vuoi dirci qualcosa di Sì, più, allora, ecco. diciamo che molte volte si scrive un libro perché si è così. Allora, si scrive perché si legge. Io ho così la fortuna di aver voglia sempre di leggere, di apprendere, diciamo, come dire, scovare delle notizie alla fine poi mi rimangono impresse, no? Una di queste notizie sicuramente è diciamo, la persecuzione da parte della Chiesa delle donne che venivano così tacciate di stregoneria, no? Tu lo sai che insomma per secoli le donne tacciate di stregoneria venivano appunto bruciate al rogo, no? Così in questo paese i fuochi si accendono nelle tradizioni, ma si sono accesi anche in precedenza, no? Tu hai menzionato uno scrittore che a me è molto caro, che è García Márquez, che è quindi una letteratura che amo molto e che naturalmente hai trovato presente nel romanzo, che è quella latinoamericana, no? La letteratura latinoamericana, che appunto viene definita quella che unisce la realtà con la magia, è
come dire, posso definirla la mia massima ispirazione, no? Quindi che cos'è la luna? La luna io molte volte l'ho associata alle donne, perché la luna è misteriosa, come lo sono poi tante donne che ci affascinano, che ci attraggono, non solo come maschi, come uomini, ma anche come persone, no? Quelle donne come la protagonista, no? Che è molto di poche parole, però diciamo riesce, come dire, a esprimersi con un gesto oppure con poche parole riesce a farsi comprendere, riesce, come dire, a mettere pace, quasi ad ammansire quella violenza che molte volte si annida nelle altre persone, no? Io ho voluto omaggiare le donne in questo romanzo perché ce ne sono tantissime, no? E tutte È vero. o quasi hanno Una delle addirittura qualità. si chiama col mio nome di battesimo, Augusta Eh sì, Luminosa. Augusta Luminosa, te l'ho Inventata in anticipata. tempi non sospetti. Sì, in tempi non sospetti, perché ecco, il nome Luminosa dice tutto, no? Ma voi Augusta, poi perché tu sai che Augusta significa anche antica, no? Sì, Antica e sacra, poi, come l'imperatore romano, no? Che si certo. definiva così, però. Ecco, io inconsciamente, ma anche molto consciamente, ho inteso dare quel nome a quella donna che, diciamo, è eterna, no? Così come poi la luna, forse il maggior, come dire, ritrovato archeologico, del mondo, perché la luna è sempre lì, no? E osserva le vicende degli uomini da sempre, non solo degli uomini. E quindi questa Augusta luminosa che illumina, è anche eterna, perché poi rinasce, perché l'autore fa capire che effettivamente le donne, sono eterne e si ha bisogno di questa eternità. Sì, c'è un tema anche un po' così, quello della sterilità, dell'avere figli, no? Che mi pare che sia un altro dei temi. Il fatto di non avere figli è quasi, come dire, un marchio, nella famiglia di, appunto, dello zingaro di Gennaro, della sua compagna. Certo. Mi Ma pare. infatti Sì. la donna dà la vita, no? La donna dà la vita e la donna è procreatrice, per cui insomma è madre non solo di noi che prendiamo forma nel suo ventre, ma di tutta l'umanità. Certo. E quindi diciamo sarebbe, ecco, voglio far così notare che quando una donna è sterile, diciamo, è la fine diciamo, della vita, del mondo. Infatti il paese finisce, il paese piomba nell'oscurità completa e nel silenzio, no? Perché le donne non procreano, perché questa madre di vita è venuta appunto a mancare. Mancare. E questo è il pericolo, e questo è il pericolo, e questo, come dire, può mettere fine appunto all'umanità. Per cui la donna come dire, è all'apice, ecco qua, diciamo l'ultima luna potrebbe anche significare l'ultima donna. Sì, ecco questa similitudine tra la luna e la donna. Sì, giustamente insomma, nell'antichità tutto il discorso, il mito della dea madre. Generatrice, la sacralità della dea madre, anche chiaramente i primi templi erano molto legati a questa cosa della terra, dell'acqua. Sì, mi piace molto, ecco, questo ragionamento. E, il nostro tempo, ahimè, sta per finire. E spero che, insomma, questo nostro attraversare il tuo romanzo abbia anche un po', come dire, stimolato l'interesse a leggerlo. Tu hai scritto anche racconti, poesie, mi pare. Io ho scritto una raccolta di racconti dapprima per un editore di Roma, poi diciamo ho estrapolato alcuni racconti di questo libro che si chiamava L'uomo del Gambrinus, ho estrapolato alcuni racconti da questa raccolta, ne ho scritti altri e mi sono autopubblicato su Amazon, per cui insomma questi racconti li si può scaricare a un prezzo modicissimo Sì. di 99 Ma centesimi. idem anche il libro?
Il libro lo si può scaricare benissimo da Amazon, ma si può acquistare anche il cartaceo. Sì. Ti arriva diciamo, in pochissimi giorni. Devo dire che Amazon è molto Cosa efficace. bisogna fare per acquistare L'ultima luna di Camillo Carrea? Di Allora, cui io diciamo di consiglio vivamente la andare su lettura, IBS, ecco, su perché è IBS proprio oppure su Amazon. avvincente. Grazie, bisogna andare su Amazon oppure su IBS oppure Sì. E sulla Feltrinelli e ti arriva in pochi digitare. giorni. Sì, ecco qua. Perfetto. E quindi diciamo io spero che così possa essere apprezzato così come l'hai apprezzato tu, che ti ringrazio tantissimo per gli elogi che hai fatto al libro, ma devo dire che se si va su Amazon, insomma, le recensioni sono molto lusinghiere e Bene, sì, queste mi non hanno fatto. avevo dubbi, Camillo. Senti, hai voglia ancora di dire qualcosa? Abbiamo ancora 1 minuto o 2, Ah, altrimenti. no. A parte salutare te, salutare i radioascoltatori, È la diciamo vorrei nostra dire Radio Villa Centrale. Radio Villa, la cara Radio Villa. Beh, cosa posso dire? Che ho appena terminato un altro romanzo, spero diciamo avvincente come L'ultima luna, per gli altri, per me lo è, ovviamente, sai, ognuno. Allora ci diamo un altro appuntamento quando avrai concluso questo romanzo. Diciamo che adesso è in giro per gli editori, ecco, Va voglio scegliere bene. uno che abbia così voglia veramente di farlo conoscere, ecco qui. Va bene. Sempre di storia, di grande storia, di piccole storie, per cui insomma il tema è più o meno uguale, ecco la cosiddetta, come hai detto tu, diciamo questo realismo magico che tanto mi affascina, ecco. Certo. Va bene, Camillo, io ti ringrazio per essere stato con noi Sono io che ringrazio te. e salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando e anche vedendo nella versione video del nostro programma. Ciao a tutti, ciao Camillo. Ciao a tutti, Vi grazie, ciao Augusta. ringraziamo e a presto di nuovo con uno sguardo sul giorno.